Ciao a tutti ragazzi, sono Snachino e sono qui con questo gioco Magic che a me piace veramente tantissimo. Sono qui per fare questo commentary diviso in due parti, diciamo. La prima parte dove vi descrivo un po' meglio il gioco, visto che è stato già presentato qui su Jimba Network, ma nella versione campagna, diciamo. Questo gioco ha anche una splendida versione multiplayer e ci vorrei spendere qualche parola in più. E in più, la seconda parte del commentary la vorrei passare a fare delle mie piccole riflessioni e vorrei sentire voi cosa ne pensate. Senza creare nessun flame o fare dei troll, insomma, delle classiche riflessioni di me stesso e sentire voi cosa ne pensate. Allora, ritorniamo nella prima parte del video. Nella prima parte del video volevo appunto descrivervi questo comparto multiplayer che ha Magicka che, oltre ad offrirci una campagna in multiplayer, come stanno facendo appunto Anbu e Alato, ci dà anche altre modalità. Una di queste è quella che vi sto facendo vedere proprio adesso, che è il multiplayer vero e proprio a mio avviso, perché è la modalità versus. E questa modalità versus ha varie sottocategorie, diciamo. Deathmatch, Rissa e non mi ricordo onestamente l'altra modalità, comunque ne è un'altra, se ci sarà mai l'opportunità vi descriverò anche l'altra perché non me la ricordo adesso. Comunque Deathmatch, diciamo, è la classica modalità dove si può scegliere il limite di tempo, il limite di punti da fare. E si può giocare massimo in 4 giocatori e si scelgono varie cose che vogliamo attivare nel gioco. Cioè, vedete quei bauli lì, la cadenza dei bauli per esempio, e cosa lasciano quei bauli? Per esempio adesso ho raccolto un nuovo bastone che mi ha conferito dei poteri nuovi, potrebbero lasciare dei libri, insomma. C'è anche molta varietà perché parti da zero e potresti diventare un mago completo. Questa è la modalità Deathmatch. Poi c'è la modalità Rissa che a posto di appunto avere un sempre potrebbe avere un limite di tempo, ma la particolarità è che ha le vite. O meglio, noi abbiamo un numero ben prefissato di vite, che varia da 1 a 20 se non ricordo male. E alla perdita della nostra ultima vita, appunto, moriremo e andranno avanti gli altri giocatori. In questa modalità sempre ci sono dei bauli che lasciano oggetti vari. E niente. Insomma, questa modalità è così. E qui in questa partita mi è capitato un ragazzo, mi pare inglese, che poverino aveva appena acceso il gioco, era la prima partita che faceva, io ero un po' di più che giocavo e sta morendo tragicamente sotto le mie magie, insomma. Qui sono morto anch'io comunque. Va bene, e questa è la prima parte del comparto multiplayer che ha questo gioco. La seconda parte equivale in sfide, la modalità sfide, che sta per partire adesso. In che cosa consiste? Praticamente è una modalità survival di tantissimi giochi. Arrivano orde infinite di nemici e noi da soli o in compagnia, sempre meglio in compagnia perché vedrete che a un certo punto io morirò miseramente. Arrivano dei nemici e noi dovremo distruggerli e andare avanti con le orde. Sempre ci sono i nostri famigerati bauletti che non so se l'avete notato, ma ci attaccano anche. E questi qua ci danno sempre gli soliti oggetti. Comunque, a parte questo, diciamo che la prima parte del commentary è finita perché ho descritto bene o male tutto il comparto multiplayer del gioco che, ragazzi, secondo me è un gioco eccezionale, compratelo perché c'è poca gente online, non riesco mai a giocare con nessuno, ma a parte questo veramente merita questo gioco perché è stupendo. E la seconda parte del commentary la volevo appunto basare su delle ri mie riflessioni personali, o meglio su delle riflessioni sul mondo di YouTube e dei commentary. Bene, mi è parso più volte di vedere qui su Jimba Network anche, ma anche su altri canali. Sul mio per fortuna ancora non è capitato perché sono un commentatore emergente e ho i miei soli 40 iscritti che gli piace il lavoro che faccio. Comunque mi è capitato più volte di vedere gente che si lamenta dei video di Call of Duty in maggior modo. Cioè vuole varietà, però se uno gli dà la varietà ma vuole
cioè gli dà anche Call of Duty, è come se avessero un odio verso questo gioco che io adoro. E questo non lo capisco perché c'è tanta gente che lo odia, non vuole vedere video, ma sono i video con più visualizzazioni e più commenti favorevoli anche. Non che tipo creano flame, no, non voglio più questo, voglio più quell'altro. Cioè sono i video più visti, per esempio qui mi pare su Jimba Network c'è la serie di Verax che io seguo insieme a tutte le altre, ma è una delle più seguite. Cioè ragazzi, io vorrei soltanto sapere un parere del perché vi ha stufato questo gioco, del perché non volete più commentare, diciamo, perché non me lo riesco a spiegare. Perché poi magari Jimba Network o gli stessi commentatori non caricano più video e voi ricercate un'altra volta Call of Duty. Dite tutti quanti magari volete Battlefield, però ragazzi, oltre a non tutti hanno questo gioco, per esempio io non ce l'ho, e non è così facile fare un commentary su Battlefield. Cioè in Call of Duty accendi il gioco, fai una partita immediata e ti diverti, giochi, riesci a commentare bene. In Battlefield un gameplay potrebbe durare anche 20 minuti, 30 minuti, e che cosa si dice in un gameplay a meno che non sia un discorso ben preciso? Cioè diventa anche noioso perché le mappe sono veramente immense e secondo me è noioso a meno che non si fanno dei tagli, e questa è una cosa che io odio nei video, i tagli. Comunque appunto queste sono le mie riflessioni, vorrei sapere appunto cosa ne pensate voi, perché mi interessa, è un modo anche di crescere, sapere cosa ne pensa l'utenza. Cioè, si può sempre migliorare facendo delle riflessioni. Io spero che questo video, se venga accettato, venisse riempito di commenti per farmi sapere cosa ne pensate. E con questo vi saluto perché sono morto, come avete visto. Bene, un saluto da Snakino, alla prossima. Ciao ciao!